Riparte da Arzachena la rincorsa dell'Italia al gruppo mondiale della Coppa Davis. Da ormai 11 anni gli azzurri sono relegati nella Serie B del più importante torneo per nazioni di tennis. Da quel tristemente famoso weekend del luglio del 2000, quando il Belgio dei fratelli Rokus spedì l'Italia nel gruppo 1 zona Europa-Africa. L'anno scorso gli azzurri sfiorarono la promozione in Svezia, quest'anno potrebbe essere l'anno buono. Dopo aver saltato il primo turno, l'Italia di Barazzutti affronta la Slovenia. Una sfida inedita contro una formazione giovane che partecipa come indipendente alla Coppa Davis solo dal 1993. Parente povera delle vicine e più blasonate Serbia e Croazia, la squadra slovena è nata sulle ceneri della ex Jugoslavia, che è un po' la stella della squadra. E non è mai salita nella Serie A della Davis. Gli slavi sono in serie positiva da 4 incontri. L'ultima sconfitta è quella rimediata dalla Lettonia di Gulbis nel 2009. Sarà il numero 1 Fabio Fognini il primo azzurro a scendere in campo. Affronterà il numero 2 139 del ranking ATP Grega Zemlia, 24 anni, di Jesenice. Dopo di lui Potito Starace contro il numero 1 sloveno e 80 del mondo Vlad Kavčić, che è un po' la stella della squadra.